I SUV Skoda hanno da poco tagliato il traguardo dei 3 milioni di esemplari prodotti e in questa categoria un ruolo fondamentale ce l'ha la Karoq con i suoi 700.000 esemplari venduti dalla presentazione. Ora il SUV di segmento C è stato oggetto di un restyling con migliorie nella tecnologia e nello stile per renderlo ancora più appetibile per il pubblico, senza l'elettrificazione ma con i classici motori benzina e diesel. Andiamo a scoprire com'è e come va. Com'è fuori? Le dimensioni della Skoda Karoq non sono cambiate con questo aggiornamento. Il SUV ha una lunghezza di 4,38 metri, una larghezza di 1,84 metri ed un'altezza di 1,61 metri, con un passo di 2,63 metri per garantire l'abitabilità per i 5 passeggeri per cui è omologato. Passando all'estetica, le novità principali sono arrivate nel frontale. In primo piano c'è una nuova calandra più estesa, i paraurti con nuove feritoie e rinnovati gruppi ottici di serie a LED con la tecnologia Matrix opzionale presente nel nostro allestimento Sportline. Non ci sono novità a livello laterale, dove la Karoq mantiene la sua classica silhouette da SUV di segmento C, ma spiccano i nuovi cerchi da 18 pollici con copricerchi areo nero opaco. Ulteriori aggiornamenti sono stati portati nel posteriore, dove lo spoiler è più ampio e c'è un paraurti ridisegnato. L'allestimento Sportline propone anche la denominazione marca e modello in colore nero lucido e il diffusore posteriore nero con finiture cromate. Com'è dentro? Ci sono numerose novità all'interno dell'abitacolo, sia dal punto di vista estetico che tecnologico, con in primo piano il doppio schermo digitale da 12,25 pollici per il quadro strumenti e da 8 o 9,2 pollici per l'infotainment. Partendo dalla tecnologia è stato fatto un passo avanti sicuramente importante. Il digital cockpit è molto chiaro e, come dicevamo, personalizzabile, potendo così scegliere le informazioni da tenere in primo piano. Il touchscreen centrale è intuitivo e veloce nelle risposte, con tutte le principali funzioni tra cui la navigazione e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, anche in modalità wireless. Presenti il climatizzatore automatico a due zone, due prese USB-C e la piastra wireless per la ricarica dei propri dispositivi. L'aggiornamento è arrivato anche nei materiali e nelle finiture, come le nuove strisce decorative su cruscotto e portiere, per rendere l'ambiente più moderno e più piacevole, anche se non manca qualche plastica più dura. Nel nostro allestimento Sportline i rivestimenti sono in tessuto termoflux traspirante, con sedili contenitivi e volante più sportivo a tre razze. La comodità non manca, con numerosi vani portoggetti, di cui uno anche sopra il cruscotto piuttosto capiente. Com'è l'abitabilità? L'abitabilità posteriore della Skoda Karoq è buona, con adeguato spazio per le ginocchia e per la testa. Si può viaggiare anche in tre, seppur un tunnel centrale piuttosto marcato rende la posizione un po' più scomoda. Sono presenti le bocchette per l'aria condizionata, una presa da 12 volt, ma non ci sono le prese USB per ricaricare i propri dispositivi. Com'è il bagagliaio? Il bagagliaio è uno dei punti di forza del SUV ceco, con una capienza che va da 521 a 1630 litri abbattendo i sedili posteriori, ma si può arrivare fino a 1810 litri rimuovendo i sedili posteriori con il sistema Vario Flex. Inoltre c'è una bocca d'accesso ampia, non c'è nessun scalino, quindi è comodo caricare e scaricare i bagagli, sono presenti dei ganci e una presa da 12 volt. Come va? Ed eccoci ora al volante della Skoda Karoq, in questa occasione spinta dal motore 2000 turbo diesel da 150 cavalli e 360 Nm di coppia massima, abbinata al cambio automatico DSG a 7 rapporti e della trazione integrale 4x4. Il propulsore mostra una buona reattività con un discreto scatto per superare incroci o effettuare un sorpasso in rapidità, anche se il suo punto di forza sono la progressione e la fluidità di marcia, che permette alla vettura di essere molto confortevole anche per effettuare dei viaggi più lunghi.
supportata da uno sterzo preciso, anche dinamico progressivo con il performance pack e da sospensioni con tarature morbide adatte per assorbire al meglio le imperfezioni e le disconnessioni del terreno, con anche il supporto del Dynamic Chassis Control disponibile come optional per la regolazione elettronica adattiva delle sospensioni. Restando in tema comfort, anche l'insonorizzazione è buona, pur alzando le andature come in autostrada. Un piccolo appunto alla trasmissione automatica, un po' lunga nelle cambiate alle marce più basse per poi riprendere una maggiore fluidità quando si sale. Per chi vuole un tocco di brillantezza in più può utilizzare la modalità Sport, seppur la differenza sia meno netta rispetto ad altre vetture, confrontandola con la classica Normal. A disposizione anche la Eco per risparmiare sui consumi, l'Individual per settare i propri parametri e la Snow per i terreni più difficili, assicurando maggiore grip e trazione con la meccanica che innesca l'assale posteriore solo in caso di necessità, altrimenti viaggia a due ruote motrici. Parlando di sicurezza, è presente un supporto numeroso di ADAS già di serie. La dotazione standard infatti include i fari anteriori con tecnologia full LED, il sistema di frenata automatica con riconoscimento pedoni e ciclisti, front assistant, il sistema lane assistant che previene l'involontaria uscita di corsia e l'adaptive cruise control per il mantenimento attivo della distanza di sicurezza, questo molto utile in autostrada, oltre a 7 airbag di serie, anche quello per le ginocchia del conducente, un unicum in questo segmento. Non mancano retrocamera e sensori di parcheggio per facilitare le manovre. Per chiudere, come di consuetudine, diamo uno sguardo ai consumi della Skoda Karoq. La casa del gruppo Volkswagen ha dichiarato una percorrenza media nel ciclo combinato WLTP tra 5,5 e 6,2 litri ogni 100 km. Noi abbiamo percorso oltre 500 km tra città, strade extraurbane ed un po' di autostrada e il computer di bordo ci ha segnalato un consumo medio di 7 litri per ogni 100 km, dunque un valore un po' più alto rispetto a quello dichiarato. Quanto costa? Il listino prezzi della Skoda Karoq parte da 29.650 euro per la versione d'ingresso benzina, ma per metterci al volante della vettura in prova con il motore 2000 TDI da 150 cavalli con allestimento Sportline bisogna salire a 43.600 euro. Oltre alla motorizzazione da noi provata, sono disponibili il 1000 TSI da 110 cavalli, il 1500 TSI da 150 cavalli e il 2000 TSI da 190 cavalli per i motori benzina, mentre come propulsore diesel è possibile richiedere anche il 2000 TDI da 115 cavalli. Nel complesso, la Skoda Karoq ci è piaciuta per il comfort al volante, per un ambiente piacevole e tecnologico e per un'ottima capacità del bagagliaio. Viceversa, il cambio non è immediato a marce basse ed i consumi non sono al top. E con questo è tutto, non dimenticate di andare qua sotto per approfondire l'articolo, di restare sulle pagine di Motore Online e iscrivervi ai nostri canali social. Un saluto agli amici di Motore Online e appuntamento al prossimo video.